In particolare Claudio Romeo adesso presenterà l'Università di Milano gli aspetti legati al lavoro che hanno fatto nel nord Italia. Grazie. Ok, in English, I don't know if there's still some foreign people, no? No, there's... Basta, allora va bene in italiano. Perfetto, così magari sarò anche più breve. Allora, niente, buongiorno a tutti, grazie per essere sopravvissuti fin qui innanzitutto. Quindi io vi parlerò un po' del legame tra specie aliene, in questo caso in particolare scoiattoli, e parassiti. Quando parlo di parassiti intendo sia microparassiti, quindi sia infezioni virali o batteriche, e i parassiti nel senso più tradizionale del termine, quindi macroparassiti, artropodi e elminti. Quindi le invasioni, cioè i parassiti possono svolgere un ruolo anche molto rilevante nelle invasioni biologiche attraverso tre meccanismi principali. Innanzitutto è stato osservato in moltissime specie, sia animali che vegetali, che durante il processo di invasione viene persa gran parte della comunità parassitaria per diverse ragioni, sia stocastiche ma anche per esempio nel caso dei mammiferi di solito si tratta di rilasci o fughe dalla cattività e quindi gli animali magari sono stati trattati con antiparassitari. Qualsiasi sia la ragione, ovviamente è molto probabile che gli individui beneficeranno di questa perdita di parassiti perché la risposta immunitaria è molto costosa dal punto di vista fisiologico e risparmiando risorse dal punto di vista immunitario queste possono essere reinvestite in altre attività come ad esempio la riproduzione. Quindi la cosiddetta enemy release hypothesis è una delle ipotesi che potrebbero spiegare perché le specie invasive hanno performance dal punto di vista della dinamica di popolazione migliori nel luogo di introduzione rispetto al proprio areale di origine. Ovviamente poi le specie alloctone possono portare con sé parassiti alloctoni e questi possono poi essere trasmessi alle specie native che ovviamente non sono adattate a questi parassiti alieni, ma dall'altra parte in realtà gli alloctoni possono anche diventare ospiti di parassiti locali e quindi in questo caso potranno andare ad alterare l'epidemiologia di questi parassiti presenti nel luogo di introduzione con processi invece in questo caso di spillback, quindi un impatto anche in questo senso verso le specie native. Questi due processi, spillover e spillback, alla fine possono portare alla cosiddetta competizione apparente, che è una forma di interazione interspecifica indiretta, quindi mediata da un nemico comune, in questo caso un parassita. Il caso, diciamo, principe, forse più studiato e l'esempio, uno degli esempi più conosciuti di competizione mediata da un parassita è proprio quello dello squirrel pox virus in Gran Bretagna e in Irlanda. Questo virus va a mediare la competizione tra scoiattolo rosso e grigio, nel senso che lo scoiattolo grigio agisce in un certo senso da portatore sano, quindi l'infezione non ha un effetto sullo scoiattolo grigio, quindi nelle popolazioni di grigio infette si raggiungono prevalenze anche del 60%, mentre nel caso dello scoiattolo rosso il virus è letale nella maggior parte dei casi. La conseguenza di tutto ciò è che nelle aree in cui è presente lo squirrel pox virus la sostituzione del rosso da parte del grigio è accelerata fino a 25 volte rispetto ad aree in cui avviene solo competizione per le risorse. Quindi come prima cosa, prima di andare ai parassiti veri e propri, una cosa che abbiamo voluto indagare in questi anni è stata se il virus fosse presente in Italia, nel senso che si sospettava che non fosse presente perché non erano mai stati rinvenuti animali con lesioni compatibili con il pox e perché la diffusione del grigio e la sostituzione del rosso ha un tasso molto inferiore a quello che si osserva in Gran Bretagna dove è presente il virus. Però diciamo che questa
assenza apparente del virus in realtà non era una vera prova che non ci fosse. Ad esempio in Irlanda, quando sono stati individuati i primi grigi sieropositivi, erano gli anni 90 in Irlanda, e i primi rossi con segni della malattia sono stati individuati solo 14 anni dopo. Quindi abbiamo fatto questa indagine sia con metodi sierologici che molecolari, quasi 300 animali, serie di 300 animali, 300 scoiattoli grigi e 66 in una fase successiva dal punto di vista molecolare. L'ELISA, quindi i metodi sierologici, ci hanno dato 4 positività, però adesso non mi dilungo perché non c'è tempo, sono abbastanza chiaramente delle cross reazioni dell'ELISA. Infatti la PCR, tramite PCR non abbiamo individuato il virus. Quindi alla fine non abbiamo rilevato il nord Italia, abbiamo indagato sia diverse aree in Piemonte che in Lombardia, nessuna evidenza di una presenza del virus. Tuttavia mi preme dire che, visto l'impatto potenziale molto forte che questo virus può avere sullo scoiattolo rosso, è bene non abbassare del tutto la guardia e effettuare una sorveglianza di tipo passivo, cioè nel caso si rinvengano scoiattoli che presentano lesioni simili a quelle del POX, è bene analizzare questi campioni. Andando ai parassiti veri e propri, quello che ci siamo chiesti, abbiamo effettuato diverse indagini, è se gli scoiattoli alloctoni presenti in Nord Italia avessero quindi perso dei parassiti, acquisito dei parassiti locali o introdotto dei parassiti alloctoni. Abbiamo analizzato diverse aree per lo scoiattolo grigio sia in Piemonte che in Lombardia, e, mentre ovviamente per lo scoiattolo di Pallas l'unica area in cui è presente vicino al Lago Maggiore. Abbiamo usato dei metodi diretti perché avevamo a disposizione le carcasse. Una cosa appunto che volevo dire è che queste due specie, lo scoiattolo grigio e lo scoiattolo di Pallas, arrivano nelle loro zone di origine, i loro areali si sovrappongono almeno parzialmente a diverse altre specie molto vicine dal punto di vista filogenetico. Questo, da un punto di vista parassitologico, favorisce questa ricchezza di queste comunità ricche di ospiti vicini fra loro, favoriscono anche delle comunità parassitarie molto ricche. Al contrario, invece, lo scoiattolo rosso, perlomeno in Europa occidentale, è l'unico scoiattolo arboricolo. Infatti presenta una comunità parassitaria naturalmente molto povera, ad esempio ha solo un nematode gastrointestinale, ce l'ha più o meno l'80% anche di più di individui, ma è solo quel parassita. Questo lo rende abbastanza vulnerabile alla trasmissione di parassiti alloctoni, perché se pensiamo al gastrointestino ha un sacco di nicchie libere da occupare per nuovi parassiti. Allora, venendo a quello che abbiamo trovato, negli scoiattoli grigi si tratta di più di 260 animali, non abbiamo molte specie, ma la cosa rilevante è che abbiamo una sola specie presente frequentemente, sono tutti nematodi intanto, solo questa specie, le altre sono, le possiamo definire occasionali. Invece abbiamo esaminato 70 scoiattoli di Pallas e qui la situazione è ancora più drammatica, cioè la maggior parte di questi animali non ha nulla, non ha nessun parassita gastrointestinale, quindi abbiamo delle prevalenze bassissime, abbiamo individuato solo 3 specie e questo è innaturale, quindi il fatto di essere completamente liberi da parassiti per un animale selvatico è assolutamente strano. Abbiamo individuato 3 specie alloctone, di cui, vabbè, Tricostrongylus calcaratus era già riportato in Italia perché il suo ospite primario in realtà è la minilepre, anch'essa alloctona. Invece questo parassita è la prima volta che viene riportato in Europa perché non è presente neanche in Gran Bretagna. E in questo caso stesso discorso, però è presente in Francia dove abbiamo lo scoiattolo di Pallas, anche lì gli animali hanno questo parassita del sud-est asiatico.
E poi abbiamo individuato anche, ma molto occasionalmente, questo che è il parassita dello scoiattolo rosso, dello scoiattolo comune di cui vi parlavo prima. Quindi lo acquisiscono dallo scoiattolo rosso, ma con prevalenze molto basse. Quindi quello che è chiarissimo è che entrambe le specie hanno perso molte specie parassita, di parassiti gastrointestinali, elementi gastrointestinali. Quindi è presumibile che sia avvenuta dell'enemy release. Abbiamo individuato poi questa introduzione di questo nematode, Strongyloides robustus, e niente, il parassita dello scoiattolo rosso viene acquisito molto raramente, quindi è poco probabile che ci siano fenomeni di spillback. Però la domanda principale è stata a questo punto se Strongyloides robustus venisse trasmesso allo scoiattolo rosso. Quindi abbiamo in questo caso investigato diverse popolazioni di scoiattolo comune, quindi aree con habitat simile, ma aree dove fosse presente lo scoiattolo grigio e aree senza scoiattolo grigio. E, ovviamente qui abbiamo usato dei metodi parassitologici indiretti perché abbiamo lavorato su animali vivi. Il risultato è stato che in aree dove è presente lo scoiattolo grigio, gli scoiattoli rossi hanno una probabilità significativamente più elevata di essere infestati da Strongyloides robustus, ma, e questa è stata la cosa più sorprendente, anche dal loro parassita, che è quello in grigio chiaro qui. Quindi la differenza tra aree scoiattolo rosso e grigio rosso è statisticamente significativa. La domanda adesso sarebbe, ci stiamo lavorando, qual è l'impatto dell'acquisizione di Strongyloides robustus da un punto di vista di fitness sullo scoiattolo rosso? Bisogna anche dire che la cosa importante è che il rosso sembra comportarsi proprio da ospite competente, nel senso che la prevalenza che riscontriamo nei rossi è simile a quella individuata nell'ospite primario, nel grigio, e quindi è possibile, molto probabile, che l'infezione si mantenga nei rossi, che le popolazioni di rosso siano in grado di mantenere questa infezione anche una volta che gli scoiattoli grigi vengano rimossi. E infine questo risultato un po' più sorprendente di una maggiore infestazione da parte del parassita del rosso in presenza di grigi può essere dovuto al fatto che gli animali sono vuoi più stressati, vuoi in condizioni peggiori da un punto di vista fisiologico e quindi hanno una risposta immunitaria in presenza di scoiattoli grigi meno efficace e non riescono a tenere sotto controllo il proprio parassita. Velocemente, altri endoparassiti che abbiamo gastrointestinali che abbiamo investigato sono per esempio i coccidi, che sono dei protozoi. La maggior parte degli scoiattoli rossi e grigi sono infestati da questi parassiti, con prevalenze superiori al 90%, mentre gli scoiattoli di Pallas abbiamo trovato una prevalenza molto bassa, quindi anche qui sembra che abbiano perso questi parassiti. La cosa interessante è che abbiamo trovato apparentemente lo stesso parassita in rossi e grigi. In realtà poi indagini molecolari hanno rivelato che si tratta di due specie distinte. Aimeria shurorum nel caso dello scoiattolo rosso, che è una specie europea, e Aimeria lancasterensis, che è nordamericana, nel caso degli scoiattoli grigi, quindi una parassita allottono. Però i dati suggeriscono che in realtà nel caso dei coccidi non avvenga trasmissione interspecifica. Stesso discorso, vado rapida, vale per Cryptosporidium, in cui abbiamo trovato diversi genotipi nelle tre diverse specie, di cui uno sembra essere stato introdotto, questo genotipo skunk, è nordamericano, quindi introdotto qui dagli scoiattoli grigi, ma anche in questo caso appunto non sembra esserci trasmissione interspecifica. Venendo agli ectoparassiti, qui abbiamo esaminato 230 scoiattoli grigi e 135 scoiattoli di Pallas.
Qui la cosa interessante è che non riscontriamo nessuna specie alloctona, a differenza per esempio della Gran Bretagna, dove il grigio ha introdotto una pulce nordamericana che viene trasmessa al rosso, qui non c'è, però hanno acquisito la pulce dello scoiattolo rosso, che è questa qui, entrambe le specie con delle buone prevalenze. L'altra cosa interessante è che mentre nei grigi e anche nei rossi in realtà troviamo pochissime zecche, gli scoiattoli di Pallas presentano una notevole prevalenza della zecca Exodes ricinus. Quindi anche in questo caso sicuramente hanno perso tantissimi parassiti, quindi ci potrebbe essere stata enemy release. Non c'è spillover perché non hanno introdotto nulla. Ma appunto hanno acquisito dei parassiti locali, quindi ci potrebbe essere dello spillback. Non ci sono ancora studi specifici su questa cosa, però per esempio nel caso della pulce dello scoiattolo rosso, in realtà possiamo osservare che la distribuzione stagionale di questa pulce nelle due specie è diversa, il che potrebbe suggerire che in aree dove è presente il grigio, dove sono presenti entrambe le specie, ci sia un'alterazione della distribuzione del parassita che potrebbe avere un effetto sul rosso, ad esempio con un incremento dell'infestazione in primavera. L'altro dato da valutare è il fatto che lo scoiattolo di Pallas sia un buon ospite per Exodes ricinus, perché si tratta della zecca, classica zecca dura, che è un vettore di diversi patogeni anche zoonosici. E, ad esempio, in Francia, dei colleghi francesi hanno visto che il tamia siberiano introdotto all'ottono nella zona intorno a Parigi contribuisce di più al rischio di Lyme disease, del morbo di Lyme, rispetto ai normali ospiti nativi, che sono piccoli roditori. Quindi il fatto che questa specie, nel nostro caso lo scoiattolo di Pallas, abbia così tante zecche, in realtà sarebbe da indagare da questo punto di vista, perché potrebbe amplificare la circolazione di alcuni patogeni zoonosici. Ricapitolando tutto, intanto non abbiamo trovato Pox, che è una buona notizia, ma bisogna, diciamo, rimanere vigili, visto appunto il potenziale impatto veramente forte di questa infezione sullo scoiattolo rosso. Assistiamo a una perdita di parassiti, sia endoparassiti che ectoparassiti, in entrambe le specie. E sì, questo potrebbe averne facilitato l'insediamento e facilitarne tuttora la diffusione. Poi assistiamo appunto a questa introduzione di Strongyloides robustus che viene trasmesso allo scoiattolo rosso. Ora rimane da vedere quale sia l'impatto sulla specie nativa. Ci proviamo, ma non è facilissimo, perché comunque l'impatto dei macroparassiti è proporzionale al numero di individui all'interno dell'ospite. In questo caso, utilizzando sugli scoiattoli rossi vivi dei metodi indiretti, non abbiamo questa informazione e in più è difficile quantificare la fitness anche dell'ospite, però speriamo a breve di riuscire a tirar fuori qualcosa, diciamo. Poi appunto abbiamo l'acquisizione della pulce dello scoiattolo rosso, quindi anche in questo caso rimane da indagare se ci siano alterazioni a scapito dello scoiattolo comune, e infine appunto questo aspetto sanitario riguardo ai patogeni trasmessi da Exodes ricinus nelle aree dove è presente lo scoiattolo di Pallas. Finito. Ringrazio tutti.